possiamo anche aprire la parentesi legata all'Inter, la parentesi legata a Mauro Icardi, perché l'Inter vince con la SPAL ma continua a tenere banco la questione del suo ex capitano. Adesso l'Inter è attesa alla sfida importantissima con l'Eintracht di Francoforte. Senza Lautaro Martinez, che è squalificato, senza Samoa, con Keita comunque a mezzo servizio, forse qualcosa in meno di mezzo, e con Icardi che continua a non voler giocare. Ma cosa deve fare quest'uomo per meritarsi la tribuna vita in altura durante, fino a quando diciamo resterà qui, cioè giugno? Perché onestamente qui si sta toccando, diciamo, l'incredibile, perché la vicenda ci può stare, no? Lui che finge di essere innamorato dell'Inter, scrive delle lettere che sono abbastanza esilaranti, in cui praticamente io della lettera d'amore che ha scritto, cioè lettera d'amore che ha scritto verso l'Inter, è come diciamo, portare fuori una bellissima donna in pizzeria e per cercare di sedurla gli si continua a ripetere: io sono un uomo meraviglioso, io sono stupendo, io sono ricco, sei tu che devi guardare me. Probabilmente la donna, a meno che non abbia interessi extra, si alza e se ne va e trova il primo che passa per la strada, come la vecchia pubblicità, la porta in una osteria e si diverte molto di più. Icardi sta dimostrando giorno per giorno di non essere da Inter, di non volere lui l'Inter, e quindi a maggior ragione l'Inter di fronte a questa duplice scorrettezza dovrebbe arginarlo. Sono 4 giorni, caro Fernando e caro carissimo Andrea, quelli decisivi dell'Inter. Ora non c'entra essere capitano, c'entra onorare un contratto. Non riesci a onorare la maglia, non riesci a onorare la fascia che hai indossato, non riesci, diciamo, a dare un barlume di professionalità, quantomeno dimostraci che per il tuo futuro, anche per chi ti vorrà prendere, che non prenderà certo una patata fresca ma molto bollente, rientra, fai vedere, fai questo colpo di teatro e trasforma in magia e romanticismo questa situazione, per cui tu rientri con i tedeschi e rientri nel derby e magari fai anche un gol e San Siro viene giù. Là, il calcio è fatto di fiabe, di favole. Non mi puoi scrivere la lettera d'amore, caro Mauro Icardi, e poi marcare visite in questi duplici appuntamenti. Non hai motivi per farlo, non ce li hai neanche, diciamo, da un punto di vista contrattuale. Ecco perché la società, a mio avviso, comunque a prescindere queste cose deve tenerle, diciamo, ben presente in sede contrattuale. Secondo me ci sono gli estremi per andare a una rottura molto più grossa. Ora tu mi puoi dire giustamente: ma all'Inter servono i gol di Icardi, hai fatto l'elenco di chi non ci sarà. Ma secondo me in questi casi non ti parlo di dignità, di orgoglio, però devi anche salvaguardare te stesso, cioè non puoi, allora siccome ti manca chi fa gol e ti mancherebbero i soldi dell'Europa League, e allora ricorri a questo qui. Secondo me Icardi lo devi lasciare in tribuna fino a giugno, stop, distinti saluti. Presa di posizione fortissima, quella di Giulio Peroni, vediamo Andrea. Andrea Bosco, che ne pensi? Allora, io penso che questa vicenda per le due parti sia un'arma a doppio taglio, perché da un lato c'è l'amarezza evidente che poi sia, come dire, la sua lettera d'amore sia una letterina così un po' imbarazzante, come sta dicendo Giulio, o meno, non lo so. Ma tu dici, più un amore sì, per se stesso che per lì. Questo lo dice Giulio, io non ne ho l'idea, ma certamente c'è la sua amarezza per essere stato, come dire, depotenziato della sua fascia di capitano. Quindi da un lato c'è Icardi, che se resta in tribuna o non gioca per malanni fisici, veri o presunti tali, eccetera, cosa comunque perde il posto in nazionale argentina, il suo valore di mercato si abbassa, non è bello per un giocatore non giocare per tanto tempo per ragioni più o meno misteriose. Dall'altra parte c'è peraltro l'Inter, che uno, come sottolineava Giulio, si trova in un momento particolare, con la avrebbe la necessità di avere Icardi al meglio e
avrebbe la necessità di avere i gol di Icardi, soprattutto, che in questo momento le mancano. Ma dall'altro, Icardi è un capitale dell'Inter. Stiamo parlando di un giocatore che fino a qualche mese fa era valutato tra i 90 e i 100 milioni di euro. Adesso, anche di più. Anche di più. Adesso quanto ne vale Icardi e quanto ne varrà o ne varrebbe Icardi a fine stagione, dovesse mai restare in tribuna come auspica Giulio per tutti questi mesi? Non cambia. Scusa, però Andrea, anche se lui dovesse rientrare e fare qualche gol, allora, premesso che i gol di Icardi quest'anno sono 9, quindi già da un punto di vista proprio della redditività Icardi non però è quello di prima. Manca mezza stagione, dai, no? Sì, però quando Icardi faceva tanti gol gli misero la famosa clausola, però nessuno venne a bussare. Quindi anche questo deve far riflettere, perché c'è anche un discorso tecnico che non si vuole, cioè che non si ricorda, perché tanto di troppo questa situazione di rottura con l'Inter. Lui tecnicamente sarebbe molto più bravo di quello che ha dimostrato. Icardi sa giocare molto bene anche a 20-25 metri dalla propria dalla linea di porta. È un giocatore che ci sono state delle partite che si è messo a fare la boa, si è messo a fare i tagli, si è messo a smistare palloni. Ragazzi, questo è forte anche quando gioca in quella posizione. Domanda: perché non lo fa quasi mai? E allora qui ti viene il dubbio, beh, forse perché gli manca quella caratura, gli manca quella voglia, gli manca quel carattere, è interessato a stare davanti alla porta perché c'ha poca propensione al sudore? Queste sono domande che uno che deve venire a comparare il signor Icardi, bravo, redditivo, ma un pochino evidentemente, come dire, non che dà l'anima, se le fa. Allora, Icardi, io fossi io la società, mi rendo conto che, come dire, è un po' estrema come cosa, piuttosto ranocchia, perché Icardi è fuori, ho capito, ma qui c'è il rischio che se questo rientra e segna, viene fuori di nuovo, l'autocelebrazione, però, il calcio è un gioco di insieme. Mi sembra, dai, tipo un zecchio, mi sembra che tu, se parli così, non fai però il bene dell'Inter, no? Se piuttosto che far giocare il capocannoniere dell'ultimo campionato metti davanti Ranocchia, allora, lui non probabilmente è... l'Inter va fuori alla Champions League, no? Icardi, sì. Allora, Icardi intanto bisogna dire una cosa, se l'Inter è andata in Champions League non è andata per merito di Icardi, ma anche, di Vecino, no? Fatto il capocannoniere, no, come per merito di Vecino? No, capito, però il gol finale, un gol Vecino, no? Però è quello decisivo, ha segnato Icardi, allora, quella partita, no, però, allora, non questo è che... non te lo posso allora, permettere, Icardi, dai, Giulio, no, fatto, però permetti di dire capocannoniere, Icardi cannoniere, ma Icardi quanti titoli ha fatto vincere all'Inter? Questo nessuno, no, allora però dobbiamo, allora, il calciatore, se è funzionale a un successo, ha un suo peso specifico. Se dopo tanti anni, 5, non lo è, in una squadra come l'Inter, neanche che la Coppa Italia, neanche una finale di Coppa Italia hanno raggiunto, evidentemente io mi domando quale sia la, come dire, la, il peso reale. Allora, la mia intanto sensazione... cartellino rosso per Florenzi all'Olimpico, cartellino rosso per Florenzi, un'entrata con il piede a martello ha causato questa scelta da parte del direttore di gara Maresca, che ha espulso, se non vado errato, Florenzi, e vedo proprio lui protestare, però essendo anche il capitano probabilmente ha la possibilità di farlo in maniera più veemente rispetto agli altri. La scelta però di Maresca è quella di espellere il capitano della Roma. Tra poco avremo anche modo di rivedere quanto accaduto, c'è stato un recupero da parte di un giocatore dell'Empoli sul pallone, no, neanche, è stato soltanto, secondo me forse... Se la rivede al VAR, se la rivede al VAR si rimangia, cambia subito idea, no? Mi sembra che non abbia fatto nulla di che. No. Mi sembra che non abbia fatto nulla posso di che. Posso solo fare una proposta, poi sì, chiudo. Come no? Certo. Allora, Icardi però, siccome come sempre nella vita bisogna dare la chance, io credo che memore di quanto fece Recoba nel famoso 2002, quando l'Inter perse lo scudetto, erano Recoba, Ronaldo e Vieri. Uh-huh. Ronaldo non ci stette, ma gli altri due sì. Io credo che memore dell'errore, cioè tu mi togli la fascia e io quindi automaticamente smetto di essere un professionista, perché senza fasci non sono più un calciatore dell'Inter. Bene, io rientro, chiedo scusa e faccio un gesto clamoroso, ed è quello che io propongo alla famiglia Icardi di fare. Si rientra, vi scusate e chiedete la decurtazione dello stipendio. Giulio, faccio Vandanara. Scusa di che? E chiedi... Perché io voglio capire che cosa ha sbagliato Maria. Allora, perché qui parliamo sempre per supposizioni. Io non metto in dubbio che abbia sbagliato, ma io non so
che cosa ha sbagliato? Voglio capire. Allora, quando tu chiedi scusa vuol dire che hai commesso un errore. Allora, lui deve chiedere scusa e proporre una decurtazione dello stipendio per il periodo che non ha giocato. Ma scusa, sarebbe un gesto straordinario. Scusa per cosa? Scusa per cosa? Allora, lui deve chiedere scusa perché lui, nella prima di salire sull'aereo per una partita, gli tolgono la fascia per motivi che noi sappiamo parzialmente. Ovviamente, e almeno questo l'Inter è molto cresciuta, noi sappiamo che c'era il discorso legato alla moglie procuratrice che andava in televisione, che disquisiva sul fattore tecnico, Perisic deve giocare, no? Il gruppo deve servire di più i palloni. Ma non è lì il motivo. Se prendessero qualcuno che gli dava... Sì, va bene, però non è solo quello. Evidentemente se tu togli la fascia a un capitano, ammesso che lui la meritasse, e questo sono anni che lo diciamo, evidentemente qualcosa è successo all'interno del progetto ed è giusto che noi non lo si sappia. Okay. Allora, lui deve chiedere scusa... Chiaro che dà fastidio, mi demansiona. Ma devi chiedere scusa per... Io voglio perché capire... Perché lui, da quel giorno... Lui ti fa un baffo, cioè fai delle sopravvisioni... No, perché lui da quel giorno... Fammi capire. Allora, Fernando, io ti chiedo scusa se... Dico, Giulio, ho sbagliato, ho lui fatto un errore in quella situazione. Ma no, cosa? Lui cosa ha sbagliato perché dal giorno in cui... dalle ore in cui gli hanno tolto la fascia, lui... Tra le righe ha detto mi togliete la fascia, io non gioco più per l'Inter. Questo è il suo errore, però credo che... Beh, ma ti pare poco? Capito, però come mai ti tolgono la fascia, no? Cioè, ho capito che... Allora devi chiedere scusa, ma non che ti hanno tolto la fascia, evidentemente... Cioè, io chiedo scusa perché da quando mi hai tolto la fascia mi sono ricordato che il ginocchio mi faceva male. Allora, togliendogli la fascia e lui avendo quella reazione, mi viene da dire, ma perché questa fascia non gliela tolta prima? Evidentemente lui di capitano... aveva ben poco, era un capitano con la C minuscola. Ma tu capitano, ti tolgono la fascia, è giusto che ti escano i fumi dalle orecchie, dalla rabbia. Ma punto primo, se me lo chiedo io a 51 anni può chiederselo anche lui. Cosa ho sbagliato nella vita? Forse non sono stato umile? Bene, ho sbagliato, magari credo anche di avere qualche ragione, ma devo essere autocritico, perché nella vita non puoi sempre portare avanti le tue idee. A quell'età devi avere l'intelligenza tua e di chi ti consiglia di essere umile, che non vuol dire essere modesto, vuol dire essere umile e ripartire. Nella vita bisogna ripartire. Lui non è voluto ripartire, è voluto ripartire dalle sue situazioni, dalle sue, come dire, dalle sue idee e dalle sue motivazioni che evidentemente non collimano con quelle della situazione generale. Ok, questa è l'idea di Giulio. Ci sono secondo me ancora dei punti oscuri, Andrea. Secondo te possiamo fare un attimo chiarezza su determinate cose? Chiaramente... non puoi illuminarci neanche tu perché supponiamo su tanto ma sappiamo poco. Ma, però che idea ti sei fatto? Allora, in attesa di capire se i problemi esistenziali di Icardi sono simili a quelli di Holden, il protagonista che Salinger ha portato all'immortalità letteraria, io non riesco veramente a capire, ma comunque non credo che gli sia stata tolta la fascia perché Van Danara in una trasmissione televisiva ha detto ma forse dovrebbero prendere a Mauro dei giocatori più propensi a fargli dei passaggi gol. Mi sembra che probabilmente ci sarà dell'altro. Mi viene da dire, peraltro, visto che non posso aiutarti sotto questo profilo, perché come non lo sai tu e non lo sa neanche Giulio, no? Stiamo solo facendo delle ipotesi, non si riesce ad andare in profondità di questo argomento, lo sanno solo loro che cosa è successo, però ti faccio una suggestione, vediamo se ti piace. Sì. Allora, c'era stata sempre di mezzo una donna. Negli anni 60 l'allenatore dell'Inter era Elenio Herrera e aveva quello che stabile, che era il tecnico dell'Argentina, a definire il più grande centravanti del mondo in quel momento, si chiamava Antonio Valentín Angelillo, segnava gol a raffica, ne fece 33 in Italia. A un certo momento si invaghì di una chantosa, come si chiamavano all'epoca, che aveva un nome sudamericano ma che in realtà era italianissima. E insomma, Elenio Herrera sospettava che Antonio Valentín Angelillo andasse troppo al night, no? La bella vita. Ecco, e quindi praticamente
Antonio Valentino Angelillo, da il miglior centravanti del mondo che era, è diventato, diciamo, un giocatore quasi inutile per l'Inter, e infatti poi fu ceduto. Mi sembra una storia ricorrente, c'è sempre di mezzo una donna a distanza di tanti anni, ma francamente in questo caso la donna, bisogna capire che è anche il procuratore del giocatore, è la moglie e la mamma dei suoi allora, figli. Io capisco che i tanti ruoli in commedia che ha Wanda Nara siano, come dire, eccessivi per una sola persona, nel senso che è la moglie di Cardi, la mamma dei suoi figli, il suo procuratore, il suo agente pubblicitario, perché no, fa un selfie ogni 25 secondi, è un'influencer e un opinionista, è un'opinionista televisiva, quindi ha molti ruoli in commedia. Tuttavia, ripeto, a me sembra che la soluzione non sia quella di tenere Icardi in tribuna, perché danneggerebbe l'Inter oltre che Icardi, ma soprattutto che si chiarissero una volta per tutti. Non so se debba chiedere scusa, certamente una soluzione la devono trovare. Ha pareggiato l'Empoli, Gianluigi. Esatto, ha pareggiato l'Empoli ed è un gol che pesa tantissimo nelle dinamiche della classifica, soprattutto della squadra giallorossa, che si è fatta trovare completamente impreparata da questa sortita offensiva dell'Empoli. Roma che peraltro ha anche effettuato una girandola di cambi, è entrato Celar al posto di Schick, facendo quindi esordire un giocatore che abbiamo imparato a conoscere molto bene, ovviamente grazie alla primavera. Segnalo che c'è in corso una valutazione da parte del direttore di gara con il VAR, perché c'è stato poco prima che l'Empoli arrivasse alla realizzazione del gol del pareggio, un contatto potenzialmente punibile tra due giocatori. Ora cercheremo di entrare nel dettaglio. Quello che conta è che comunque per ora il gol di Krunic abbia fatto pareggiare l'Empoli per il momento, perché ovviamente siamo in attesa di comprendere quale sia la decisione da parte del direttore di gara. Krunic è arrivato sul pallone con un piatto destro dal limite dell'area di rigore, la palla ha subito una deviazione, se non vado errato, di Marcano, che ha messo poi fuori causa completamente l'estremo difensore della Roma. Non mi sembra che ci siano irregolarità, vedendo quanto accaduto. C'è stato un contatto al limite dell'area di rigore che mi sembra comunque regolare, poi la palla è stata dispiegata nella maniera che abbiamo descritto. Il direttore di gara sta ricorrendo al VAR, probabilmente per un tocco di mano, però, ecco, di un giocatore dell'Empoli, un tocco di mano da parte di Acqua sul rinvio di Juan Jesus, potrebbe essere questa la discriminante. C'è da dire, Gianluigi, che è a un metro, però molto il braccio di Acqua, diciamo, che non ha consentito al centrocampista di allargare il volume del suo corpo. Vediamo cosa decide l'arbitro. Qual è la vostra idea, Giulio, secondo te? Ho paura. Tu hai chiaramente gli interessi in questa partita, Andrea. Allora, io attenzione, aspetta che arriva la decisione. Vediamo cosa decide. Eviti brutte figure. Vediamo cosa decide l'arbitro. Sta andando in zona di rigore. Sta avanzando verso l'area di rigore, vediamo qual è la sua decisione. Probabilmente non l'ha ancora presa, perché di solito viene già descritta. Calcio annullato. Tocco di mano, annullato il gol. Si riparte con un calcio di punizione in favore della Roma. Io l'avrei dato buono, perché mi sembra che sia talmente ravvicinata e la dinamica sia tale, però c'è un regolamento e va rispettato. Annullato il gol dell'Empoli, Giulio. Ti ho visto deluso. Sì, perché comunque questo VAR usato in questo modo eccessivo, così fiscale, paradossalmente sta creando anche questo, cioè dove doveva metterlo sto braccio, voglio dire. È vero che era leggermente aperto, ma la palla era a meno di un metro, sì, arriva una bordata, cioè ha fatto un gol regolarissimo. Il gol sì, l'azione cioè, sommiamo, allora, quindi la Roma vincerà questa partita, l'Inter forse è stata penalizzata pesantemente. Effettivamente lo stiamo rivedendo, oggettivamente il braccio è veramente attaccato al corpo, tra l'altro. Non ho neanche capito se sia la prima parte del corpo che è stato toccato il braccio. Esatto. Tra l'altro, sicuramente il gol è stato annullato per quello, perché l'arbitro ha fatto questo gesto. Ha fatto proprio il segno. Mimando poi la rivista al VAR. Guardate queste due situazioni. Sui tocchi di mano credo che bisognerebbe fare un po' alla di chiarezza. Alla Roma hanno regalato, diciamo pure, hanno condizionato, hanno regalato, usiamo questo termine un po' forte, questo successo. All'Inter hanno negato il successo a Firenze per l'arbitraggio di Abis.
sta condizionando parecchio in negativo il VAR. Qui siamo almeno al pari con quando non c'era il VAR. Qui almeno hanno deciso abbastanza rapidamente, perché la realtà romanzesca è accaduta, se vi ricordate, in Spal Fiorentina, cioè il fallo di rigore, da rigore sì, su sì, Chiesa, segna la Spal, no, vanno avanti per un sì, minuto e dieci, credo, una roba del sì, genere, segna la Spal, la Spal segna il incredibile, e poi sì, annullano per... Bisognerebbe fare tanta chiarezza sotto questo punto di vista, però attenzione, perché la Roma è sempre in 10, chiedo conferma Gianluigi, sì, sì, per un'espulsione di Florenzi che non c'era mai. Sì, era un doppio sì, giallo, comunque per ah, Florenzi. Era un doppio giallo, sì, sì, era un doppio giallo. Giallo. Allora no, allora sotto questo punto di vista non può intervenire il VAR, chiedo scusa, credevo fosse rosso diretto. No, 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 per intervento, fosse per intervento diretto, a martello, no, no, se fosse stato rosso diretto il VAR sarebbe dovuto intervenire per far notare l'errore. Con il doppio giallo l'arbitro è lì, evidentemente ha valutato l'intervento non correttissimo di Florenzi, però insomma noi poi abbiamo avuto modo di vederlo anche al replay, sembrava neanche passabile da giallo, non era neanche fallo l'intervento di Florenzi, quindi Roma ingiustamente in 10, Roma sì, che però gol annullato per il tocco di mano di Oberlen, esatto, dovrebbe essere stato esatto, non era qua, non era qua, perfetto, è giusto fare chiarezza, qui ci sono un po' di discussioni in studio, noi chiaramente non ci esponiamo sotto questo punto di vista, non appena possibile vi mostreremo anche noi le immagini, sicuramente dubbio, una Roma comunque tanto in difficoltà in questi minuti, Empoli che ha fatto un'ottima partita, è una Roma che però adesso sta provando anche ad andare via in contropiede con il Sharawi. Sì, sei Roma... minuti di recupero, sì, cioè, ne sono trascorsi tre, ora il Sharawi prova più che altro ad allontanare la minaccia dalla propria retroguardia, arrivando sino alla bandierina nella speranza di ottenere una deviazione che non arriva, si riprende con un rinvio dal fondo in favore dell'Empoli che cercherà evidentemente di... diciamo di mettere in piedi un ultimo assalto alla porta di Oz. Va detto che per onor di verità abbiamo sì, visto in passato, anche in un passato recente, sanzionare dei falli di mano o presunti tali assolutamente sì, sì, assolutamente, cioè, ma noi per questo non ci esponiamo, perché la... come dire, la legge, le leggi sui falli di mano sono interpretabili in vari modi e gli stessi arbitri comunque le interpretano un po' a loro piacimento, quindi sotto questo punto di vista non ci permettiamo di andare nella discussione, profondamente nella discussione di quello che è successo. Il problema è che anche vedendo le immagini 10, 20, 50 volte, non puoi attraverso le immagini valutare l'intensità del movimento, sì, cioè solo paradossalmente è più facile che possa accoglierlo l'arbitro sul campo piuttosto che chi sta al VAR, almeno in situazioni come sì, questa insomma. È vero, diventa complicato la gestione di tante situazioni. Noi adesso dobbiamo fermarci perché... tra l'altro io ieri ero a San Siro e attenzione, una squadra che per un tempo non ha giocato, il secondo tempo gli è stato detto che dovevano comunque provare a vincere e hanno vinto, ma facendo veramente poco o nulla. È una squadra che ha, come dire, ha regime ridotto, è una squadra stanca, una squadra probabilmente anche un po' sfiduciata, è clamoroso perché, se vogliamo dirla tutta, cioè tu non puoi arrivare in questo momento della stagione con la Roma alle calcagne ma è ancora dietro, con il Milan e con la squadra che, quando comunque io ho questa idea, quando hai così tanti infortuni e perché non è una casualità, vuol dire che tu applichi un calcio dove arranchi, dove arrivi dopo e dove sei costretto o a fare fallo, quindi ti becchi i cartellini e ci sono le diffide e le, come dire, le squalifiche, o ti fai male. La squadra in forma fa correre la palla, l'Inter che non lo è, corrono i giocatori. Questa è l'idea di Giulio per quanto riguarda l'Inter. Faccio un sì, mini scenario. Vai, Andrea, mini come scenario. No? Allora, Icardi rientra, non chiede scusa, fa il gol partita nel derby, poi voglio vedere come si mettono. Giulio, se dovessi scegliere tra un Icardi che non chiede scusa, ma gioca lo stesso e fa un gol nel derby al 90esimo, come è accaduto all'andata, e tra... Vabbè. Icardi che invece permane nel suo momento così
particolare allora, resta fuori, cosa fai? Cosa scegli? Si può fare una via di mezzo? No, allora, Icardi segna, chiede scusa, fa un discorso di profonda umiltà, si decurta, allora, famoso. Partiamo dall'idea che lo scenario che stai presentando, soprattutto a parte lo stipendio, mi sembra proprio una follia totale, considerando che l'Inter sta trattando il rinnovo. Se dovessi scegliere tra Icardi in campo, scusa, subito, Fernando, decisivo, e Icardi che invece resta ancora in margine... Sarebbe... Sarebbe un sogno, sarebbe una fiaba alla Walt Disney, ma quello vero, il Walt Disney dei primi del Novecento. E quindi io sottoscrivo assolutamente questa situazione. Però quando tu mi parli, ma come fa Icardi a decurtarsi, si andrà a chiedere una, come dire, una, un aumento, perché poi non è che gli scade domani il contratto. Ma io la giro a te però, caro, caro il mio Ferdinando conduttore e conducente della trasmissione. Ma con quali argomenti e contenuti va a chiedere un ritocco verso l'alto? Signori, cioè, ci vuole anche un pochino, secondo me, una razio per poter fare una richiesta di questo tipo. Se mi aiuta Gianluigi sotto questo punto di vista, Gianluigi, se effettivamente ci sono delle news su un eventuale rinnovo di Cardio, se... Ma il paradosso è che la volontà tanto dell'Inter quanto di Icardi sia quella di proseguire insieme con un rinnovo. È un paradosso perché le condizioni create da chi Mauro Icardi lo assiste rendono il tutto impossibile, almeno allo stato attuale delle cose. Di certo la volontà dell'Inter sarebbe quella di rinnovare il contratto di Icardi, di certo la volontà di Icardi sarebbe quella di restare all'Inter ancora per la prossima e altre stagioni. Tuttavia la situazione che abbiamo appena descritto rende al momento impossibile il verificarsi di ciò. Penso che non sia percorribile la pista di una decurtazione dell'ingaggio, penso che l'Inter sia conscia del valore che ha Icardi dal punto di vista del mercato continentale e anche dal punto di vista tecnico, che anche in studio gli è stato riconosciuto poc'anzi. Secondo me, con una valutazione dal punto di vista economico, forse all'Inter conviene più tentare di recuperare un giocatore come Icardi piuttosto che prodigarsi sul mercato alla ricerca di un possibile sostituto, a meno che non si faccia una valutazione opposta, ovvero complice l'esplosione che sta per verificarsi, che perlomeno i segnali ci sono, di Lautaro Martinez, l'Inter non scelga di inserire nella propria linea avanzata un giocatore che possa essere complementare con Lautaro Martinez più di quanto non lo sia stato Icardi. Andrea, io provo a presentarti questo scenario, no? Visto che ci divertiamo a immaginare scenari ipotetici, certo, e futuri. Certo. La dirigenza dice a Icardi: tregua fino a giugno. Poi arriva un nuovo allenatore e con lui cerchiamo di capire che cosa fare, perché secondo me si sottovaluta anche un po' la posizione di Spalletti, no? Perché Andrea Spalletti ha detto: io parlo solo di chi ha a cuore l'Inter, tirandogli una frecciata. Poi ha detto: ho parlato con Icardi, mi ha detto ti faccio sapere io quando sono pronto a giocare. Nel senso, se Spalletti ha la possibilità, diciamo che non ha, le carezze ai Cardi non le dà in questo momento, no? Mi sembra di capire. Quindi magari anche tra di loro c'è qualche problemino. Ti sembra possibile uno scenario del genere? Con un nuovo allenatore che rivoluziona poi. Secondo me è l'unico scenario possibile per una permanenza. Mi viene incontro. Tu cosa ne pensi? Ma sai, il dilemma classico per una società è sempre: mi tengo il grandissimo campione o mi tengo l'allenatore? L'Inter l'ha già fatto tra Cooper e Ronaldo, no? Esatto, anni fa. Esatto, questo è il dilemma classico. Qui si è inserito però un contesto diverso, che è quello, ripeto, della figura della moglie, mamma, procuratrice, opinionista televisiva e via discorrendo, che è una variabile indipendente in questa situazione. Peraltro quello che tu suggerisci potrebbe essere una soluzione, giusto per non perdere il valore del giocatore. Anche perché qualche segnale di insofferenza Spalletti lo ha dato, no? Più di uno, no? Ecco, più di uno, come giustamente ricordi tu, e quindi lo scenario non è così improbabile, probabilmente. Poi, sai, bisogna capire, la dirigenza, cioè la proprietà cinese, Zhang, cosa vuole fare? Cioè, fino a che punto Marotta ha mano libera? Allora, Zhang, anche qui chiedo conferma a Gianluigi, ha anticipato il suo rientro in Italia. In realtà non era previsto che Zhang fosse già qui, giusto Gianluigi? Invece... Guarda, onestamente,
ti so dire che è tornato, se lo abbia anticipato apposta. So però dirti che secondo me allo stato attuale delle cose l'unico scenario possibile che contempli la permanenza di Cardi è quello che abbiamo dipinto, ovvero con la scelta di un nuovo tecnico a fine stagione. Ad oggi è impossibile secondo me ipotizzare una permanenza congiunta di Spalletti e di Icardi, con Icardi che accetta di non essere più il capitano dell'Inter, rinnova il suo contratto e finisce tutto tra luce e vino. Secondo me questo scenario non è plausibile. L'unico plausibile prevede un altro allenatore al termine della stagione, una rivoluzione anche all'interno dello spogliatoio. Faccio il seminatore di zizzania, così. Cosa. Fine stagione, Allegri all'Inter e Icardi alla Juventus. Tu pensa che Dybala, cioè, e Dybala forse all'Inter, anche Dybala. Cioè, tu pensa. Dybala non è mica una guffata, dai, cioè, non ho capito. Però, ma tu pensa, noi qui, i giornali, ne parliamo, certo, per. Cioè, notizia che farebbe veramente impazzire. Sensazionalistica al massimo. Giulio Peroni, ti vedo che stai mordendo la poltrona. No, morto. Dimmi, ti sei anche avvicinato, guarda, quindi no, è la classica posizione di chi è pronto ad aggredire, no? Ma scusate, allora, se come dite voi, e non ho alcun motivo di dubitare, probabilmente la vostra interpretazione è più futuribile della mia, però arriva un nuovo allenatore, c'è rivoluzione, correggetemi se sbaglio, nell'Inter, nuovo allenatore. E quindi Icardi può addirittura essere non solo reintegrato molto bene, ma gli viene ridata la leadership dello spogliatoio e addirittura anche la fascia, perché mi sembra che il fattore fascia non sia secondario per, come dire, il ripristino dell'Icardi calciatore dell'Inter. Ma voi allora pensate che sia stata... No, prego. Pensate che sia stata quindi una decisione dello spogliatoio, una decisione univoca dell'allenatore, ma non pensate, ed è quello che penso io, o sospetto, che in realtà questa sia una decisione concertata soprattutto ai piani alti, al top management dell'Inter, cioè se cambia allenatore, cambia i giocatori, gli ridanno la fascia, lui torna leader, ma allora Marotta, scusate, che cosa ne vogliamo parlare? Lui come ne uscirebbe da questa situazione? Allora vuol dire che Marotta non è stato minimamente consultato in questa decisione. Io credo che... credo proprio. Allora, non è possibile, dai, una cosa del genere, no? Allora io credo semplicemente che avete ragione, probabilmente l'aspetto più, come dire, più razionale è di mettere le cose un po' calmierarle fino a giugno, perché l'Inter possa avere qualche gol di Icardi, perché Icardi possa tornare ad essere appetibile. Icardi probabilmente firmerà questo contratto, ma forse l'abbiamo detto all'inizio della trasmissione, mi viene da pensare che comunque sia finita il suo ciclo, un ciclo che peraltro ha cominciato a, come dire, a scricchiolare, un famoso libro scritto con Paolo Fontanesi. Io l'ho letto e feci la recensione su Sole 24 Ore. Era un libro che pigliava una, come dire, abbastanza, come dire, contrariato nei confronti dell'Inter, della propria tifoseria. Un libro fortemente individualista. È il libro, Giulio, scusami se ti interrompo, che ha aperto anche la crisi tra Icardi e la tifoseria nerazzurra, perché fu rivangato un episodio, l'episodio di Sassuolo di qualche anno fa, quando Icardi affrontò, a suo dire, nel libro, descrivendo quella situazione, a muso duro la frangia ultras dell'Inter, arrivando quasi allo scontro, no? E per questo motivo si creò una situazione di grave tensione che coinvolse in maniera iniziale Mauro Icardi con la curva dell'Inter, con la tifoseria nerazzurra, che fu poi sanata soltanto da un rendimento comunque importante da parte del giocatore, che fu capocannoniere in due circostanze, che fu protagonista di ottime stagioni, senza mai arrivare comunque, anche a causa di quell'episodio, ai picchi di considerazione che invece gli sarebbero stati rivolti probabilmente senza quel peccato originale. È anche vero che dopo il gol, e che gol, col Tottenham, San Siro era ai piedi di Icardi, insomma. Beh, no? Vuoi dire, dopo quello che è successo, Icardi ha fatto 3 gol in un derby. Ha realizzato il gol decisivo nel derby, nonostante quello che dice Giulio, è entrato nella partita che ha portato l'Inter in Champions League, è tra i marcatori di quella gara, quindi sotto questo punto di vista Icardi ha fatto la storia recente dell'Inter, è un giocatore che ha segnato più di Vieri, più di tanti, più di Ronaldo, più di tanti campioni che hanno vestito la maglia nerazzurra.
dal fronte Peroni, giustamente, mi arriva la notizia che non ha vinto nulla. Però magari Giulio ieri, che neanche ieri d'altro ha vinto, adesso vado a memoria, però che ne so, i vari Adriano, i vari Ibrahimovic, i grandi attaccanti che ha avuto l'Inter nella sua storia, che ha sempre avuto grandi attaccanti, avevano dietro comunque una squadra forse un pizzico più forte di quella che poi l'Inter ha disegnato intorno ai Cardi. Icardi ha giocato in un momento, questa bravissima la regia che va a recuperare il momento segnalato proprio nel libro di Icardi, quando gli venne rilanciata indietro la maglietta e lui se la prese con il tifosi, era Sassuolo. Anche Icardi, anche Guarin era lì a litigare. Il capitano allora era Ranocchia, poi l'anno dopo venne Icardi insignito del titolo di capitano. Insomma, però quello è effettivamente un momento molto lontano, ma che resta ancora vivo nel cuore di diversi tifosi nerazzurri che non gliel'hanno mai perdonata. Giulio, appunto, no, ti chiedo una chiusura su questa. Hai ragione. Cioè, Icardi non ha mai avuto una squadra per vincere. Qual è l'anima del calcio? Il calcio non sono i calciatori, ma sono i tifosi. Certo. Perché infatti quando si gioca a porte vuote il calcio finisce. Allora, i calciatori sono, tra l'altro i clienti del calcio sono quelli che spendono. Se il calcio non avesse il cuore e la passione, evidentemente la gente non farebbe chilometri, non spenderebbe quello che spende, i calciatori non guadagnerebbero quello che guadagnano. È un fatto d'amore. Allora, lui non ha considerato, e dobbiamo considerarlo noi, che i tifosi vanno rispettati pur con le loro stranezze, i loro estremismi, gli ultras, piuttosto che... Il tifoso ha bisogno non solo di stimare il calciatore, ma ha bisogno di amarlo. Altri calciatori che tu hai menzionato erano stimati e amati. Icardi è sempre stato stimato, ma non è mai stato amato. Bene, bene. Quindi questa è la visione romantica di Giulio Peroni. Andrea, ti chiedo anche qui una chiusura, visto che volevo parlare di altro, alla fine siamo finiti. Sui Cardi, io sul posso... derby, come finisce? Allora, come finisce questa storia? Allora, Andrea, dai, finisce dammi che, la tua allora, chiusura. Finisce che certamente, visto che è interesse di entrambe le parti, una soluzione la troveranno. Io, da amante del calcio, a prescindere poi dalla tifoseria o dalla squadra per la quale insomma, il cuore ti batte, io auspico che Icardi torni a giocare, perché è un bravo giocatore, ha delle grandi qualità, fa la cosa più importante del calcio, sa fare il gol, perché poi alla fine, sai, dice, il bel lancio, il bel intervento difensivo, la bella parata, eccetera, ma il calcio è il gol è tutto nel calcio, e quindi o comunque è gran parte nel calcio, e quindi io auspico che di rivedere presto in campo Icardi. Staremo a vedere quindi se ci saranno novità in questo senso. Eri Marotta si è detto ottimista, però anche oggi Icardi non si è allenato, si è allenato a parte, anche se per la verità la squadra oggi aveva il classico giorno di riposo, però sotto questo punto di vista non ci sono segnali realmente distensivi dell'ex capitano dell'Inter nei confronti del gruppo. Staremo a vedere se c'è. Terza e ultima parte di Monday Night, come promesso, dopo Juventus Atletico Madrid, dopo le notizie sull'argentino, dopo Gasperini, il Napoli, bisogna parlare del derby. È ancora lontano, mancano 6 giorni, quasi 5. C'è Milan-Inter, però mai presidente La Russa come questa volta. Sono 3 punti che valgono per la classifica, per la città, per il morale, e il testa a testa, il più, nel sorpasso. Sarà un bel derby, finalmente. Ma non ci sono derby che valgono poco, anche quando si è tutti e due magari lontani da risultati che sono indispensabili. Il derby è sempre il derby. Se poi come questa volta ci giochiamo il terzo posto, c'è un plus, che però qualche volta non aiuta lo spettacolo, perché il risultato conta forse troppo, e magari finiamo col fare fuori una di quelle partite soporifere. Speriamo di no, ma il rischio onestamente se c'è. Perdete però il rischio del più 4, anche se perde. No, ho capito, però lei interessa la Milan. Domanda la faccio a Serafini, se perde Serafini. Adesso lei risponde. No, se perdiamo noi guardiamo dietro. Bisogna vedere, certo, se la Roma che ho già vinto, riesce ad avere anche un arbitro più intelligente di quello che abbiamo avuto noi a Firenze, e che annulla un gol che pochi avrebbero annullato, come quello dell'Empoli con la mano appoggiata al petto, diventa anche un po' più difficile, e noi dobbiamo sempre avere un ostacolo in più.
se ci pensi, in queste ultime partite non ce n'è andata bene una col VAR, e per fortuna poi abbiamo vinto 2-0, ma anche quel gol annullato al Toro non è che mi sembrasse proprio sicuramente da annullare. Però la moviola del replay del VAR ha detto che era giusto annullarlo. Per carità, è sempre così. Anche Minoliti l'ha detto, quindi se lo dice sia Minoliti, quando è giusto, è sia quando non è giusto, ma sempre contro di noi. Continuo a dire che Gattuso è un allenatore bravo ma non bravissimo. Sì. Allora come mai è un punto davanti all'Inter? Perché ha avuto due acquisti che non ha deciso lui, ottimi, che ha deciso la società, e perché quindi ha dietro alle spalle dei dirigenti che sanno, con i quali non la pensa proprio per niente alla stessa maniera. Così ti informo anche sul fatto che Gattuso non la pensa praticamente come Leonardo, così ti do questa informazione. Decide Leonardo la formazione, mica secondo me sì. Questa è la mia impressione. Allora lo conosce Gattuso? Come non lo conosco, io conosco Leonardo. E si fa dettare la formazione da Leonardo? No, dettare no. Lei l'ha detto, dettare la formazione no, ho detto decide. Non ho detto che può anche accettare Gattuso di farla decidere. Dettare o decide, scusi, ma tra dettare e decidere cosa cambia? Il foglietto in più e in meno? Decidere vuol dire che devono essere d'accordo. Scusi, ma se lei decide una cosa... No, io lo Presidente, ma non c'è problema. Se Gattuso si oppone, non la può decidere Leonardo. Se Gattuso... Stiamo entrando in un circuito incredibile. Presidente, ma lei che lo conosce bene, allora ma neanche alla 24 ore. Anche Berlusconi. Berlusconi ci provava, ma gli allenatori, siccome era Berlusconi che comandava tutto, potevano resistere a Berlusconi dicendo non è un uomo di calcio. Leonardo è un uomo di calcio. Cioè, però un dato di fatto, Mambrini, da allenatore ad allenatori, Spalletti con una squadra oggettivamente, nettamente più forte del Milan. Senza Icardi, senza Nainggolan. Il Milan senza Bonaventura, senza Billy che adesso è mettiamo, ma non diciamo sciocchezze. È più forte il Milan dell'Inter. E senza Nainggolan, senza Icardi, è più forte il Milan dell'Inter. Questo Milan con il polacco che gioca in quel modo, con Paquetà, è più forte il Milan. Cioè, oggi come oggi, sì. Quindi lo scenario è che l'Inter è perseguitato dagli arbitri e il Milan ha un culo pazzesco. Dall'arbitro di Firenze. Fortuna bestiale. È inspiegabile. Dall'arbitro di Firenze. Non ci credo. Io non ci credo. Ma non ci credo. Non ci credo. Ci ha rubato due punti. Non ci credo. Quell'arbitro è un ladro. Ladro di punti, naturalmente. Abisso. È un abisso di ladro. Io non ci posso credere. Alfredo poi Minoliti. Ladro in senso sportivo. Arriviamo ad un senso abbastanza pratico. Il Milan ha la grande occasione, due. Può giocare per due risultati su tre, almeno poi mancheranno ancora 10 partite, 30 punti, è tutto ancora lunghissimo. Quindi stiamo parlando ride di nulla. Bene che ride ultimo. La Lazio ha a disposizione 36 punti perché deve giocare 12 partite, deve recuperare la sfida con l'Udinese. Però, parliamoci chiaramente, il Milan... Ad oggi è una grandissima sorpresa arrivare al derby più uno sull'Inter, il grandissimo fallimento ad oggi, al momento, di Spalletti, che con una squadra partita per contendere lo scudetto alla Juventus adesso è a 742 punti dalla vetta. Alfredo, oltre ma intanto io penso che siano molto più importanti altre cose, tipo questa famosa pace tra Icardi e l'Inter, che è una roba stucchevole, visto che si parlava prima di situazioni io non la ringrazio, ma non, io la penso al contrario rispetto a lei, Presidente. Io non sono né dell'Inter né del Milan, ma non lo sappiamo, non mi lo sembra sappiamo. Molto non lo sappiamo. In che senso? Ma lei stasera può dire di tutto, le dica tutte stasera, le dica, ma non lei non sa nulla. Quindi io sono un ladro di fede anziché di punti. Mi dica lei, io mi stasera lei è un professionista, io mi adeguo a quello che dice lei. Sono un ladro di fede, quindi sto millantando. Lei non sa però poi dice. Direttore, lei è uno dei migliori professionisti che a me piace molto, tant'è che io vengo volentieri. Dopo questo mi arriva un cazzotto, però. Quando uno parte così, poi arriva un cazzotto in faccia. No, mi dica. Dire, mi lei... dica quella dopo, però. Ma lei mi dica come, quella dopo, come che è un cazzotto. Ma di Sky. Lo sanno tutti che è tifoso della Roma. Non lo può far vedere che è tifoso della Roma. Lei sarà la ma sua squadra. Lei sta dicendo delle cose. Giustamente. Scusi, lei stasera. Lei stasera.
sera fuori dal controllo totale. Non dica quello che vuole. Non della Roma. Non lo sanno tutti. Ho la tessera del direttore di Sky della Roma. Il direttore di Sky non il direttore. Ma il direttore di Sky col discorso su Milan Inter. Scusi, ma che c'entra il discorso? Sono un ladro di fede. Non è della Roma. No, Pedro è del Milan. Lo sanno tutti che sono del Milan. Vabbè. Pedrula, perché lo sa la ragazza? Ne porti la regina. Quattro. Regina. Ah, solo per la regina. La regina. Non ci crede nessuno. Stasera, io sono nato in Sicilia, direttore. Io sono nato in Sicilia, fino a 12 anni ho vissuto in Sicilia. Non c'era un solo mio amico che non tifasse per una squadra di Serie A. Ma io e la regina non era in Serie A. È così simpatico che dico tutto quello che vuole lei. Io le confermo tutto, guardi. Le confermo completamente. Vada avanti, non c'è ma lei problema. Non ha una squadra del cuore in Serie A. Non ce l'ha. Ma che è un'intervista a me con il direttore di Sky, non c'entra nulla, però lei faccia che io no, io le chiedo, detto, non ha una squadra del cuore. Poi mi mandi i bigliettini. Siamo in pieno derby, Comunque le ho risposto. Non c'è niente di male. Io faccio il tifoso, mi sto divertendo, io sta capisco. Facendo tutto lei. Che qualche volta posso anche essere irruendo, ma è per divertirci. È simpaticissimo, infatti questa scena. Ma sì, ma ci sta facendo scherzo. No, volevo invece dire una cosa, volevo dire una cosa perché è un po' legata all'Inter, poco al Milan, molto all'Atletico Madrid, perché abbiamo parlato tanto di Héctor Herrera, che tra l'altro domani c'è Juve Atletico e anche inerente a questa storia qui, non è il momento di parlare di mercato, né lo farà Simeone, ma noi avevamo raccontato il 21 gennaio proprio su Sport Italia questa offerta irrinunciabile dell'Atletico Madrid che andrà in porto, sarà un contratto di 3 o 4 anni, un ingaggio da 3 milioni più bonus, lui effettivamente ha aspettato le italiane, ma soprattutto l'Inter in questo momento ha altri problemi, è a parametro zero, mancano soltanto le firme se non ci sono state e si può firmare adesso. Héctor Herrera ha deciso di lasciare il porto per andare in Spagna.